Ciao, stasera vi parlo dello shampoo, non lo shampoo classico, ma lo shampoo secco. Alcuni clienti mi chiedono cosa ne penso. Penso che non si debba chiamare shampoo perché non è uno shampoo. E non lava, quindi questa sorta di spray, intanto in una bomboletta contiene dei propellenti e dei gas per far fuoriuscire questa miscela di polveri che possono essere di mais, di riso. Una volta fissato su quel capelluto, una volta che si va ad applicare questo prodotto, credendo di lavare i capelli, non si fa altro che ostruire il tappo ossofollicolare, cioè si vanno a creare dei residui sul follicolo, quindi non si risolve il problema e non si lavano i capelli, il capello sporco era e sporco rimane. Restiamo alle cose tradizionali, lo shampoo va fatto con acqua e shampoo, non shampoo a secco. Shampoo a secco, un tempo per il cosiddetto shampoo a secco si usava il borotalco, ma diciamo che i residui comunque restano su quel capelluto. Evitiamo di ascoltare queste pubblicità ingannevoli. Un buono shampoo dal parrucchiere o fatto in casa sicuramente è meglio di uno shampoo o uno spray che si deposita su quel capelluto. Questo è quanto. Se avete domande, iscrivetevi al canale e fate pure le domande che risponderò volentieri. Ciao!